Eccoci con Francesco Morga, autore del gol decisivo quest'oggi che ha regalato 3 punti all'FBC Gravina nella gara contro la Vultur Rionero. Quanto è stato importante, Francesco, crederci fino all'ultimo per acciuffare un'importante vittoria che dà continuità di risultati? No, sì, siamo molto contenti che abbiamo raggiunto questa vittoria perché la meritavamo, poi chiaramente l'episodio ci ha condizionato un po', che ci ha portato nel pareggio, però nel finale ci abbiamo creduto. Non abbiamo mollato mai, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, questi 3 punti importantissimi. Ecco, se analizziamo Francesco, i 90 minuti, certamente un buon impatto sulla gara da parte dei gravinesi che hanno trovato il vantaggio, potevano tranquillamente raddoppiare, però nel secondo tempo c'è stato un atteggiamento forse un po' rinunciatario? No, sicuramente avevamo il pallino del gioco in mano, quindi sicuramente è calato un po' di tensione che, diciamo, in qualsiasi categoria non bisogna mai sottovalutare, infatti al minimo errore ci hanno fatto gol. Però poi siamo da grossa squadra e grande gruppo, ci siamo rimessi a lottare in quei 15 minuti che mancavano e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, che era quello più importante. Hai detto grande squadra, un bel grande gruppo, è cambiato secondo te qualcosa dall'avvento del tecnico De Leonardis, tra 3 vittorie consecutive dal suo approdo? No, sicuramente stiamo dando, come abbiamo fatto anche prima, il massimo di noi stessi. E dobbiamo continuare su questa strada per mettere in difficoltà il mister per quanto riguarda le scelte e continuare a raggiungere questi traguardi importantissimi. Un gol al 90esimo forse è il più gradito da un giocatore, per te anche forse una sorta di liberazione. Sei arrivato a Gravina nel mercato di dicembre, quanto significa questo gol per te? Naturalmente da attaccante sgomiti tanto in settimana anche per ritagliarti una... No, sì, sono molto contento per me stesso innanzitutto, anche perché hanno portato a casa questi 3 punti importantissimi, ma diciamo, ci tenevo molto che arrivasse questo momento perché non ho mai mollato. Poi venivo purtroppo da un gol a Picerno, poi da una squalifica presa un po' ingiusta, mi ha tenuto fuori 2 settimane, quindi ho sofferto un po', però anche se ho avuto, diciamo, quel poco spezzone, oggi ho cercato di mettere tutto me stesso dentro e per fortuna sono stato premiato.